Evviva, allora accomodatevi pure. Allora, come vi avevo detto all'inizio, noi in questa occasione di un film particolarmente corto per dare la possibilità di fare la nostra assemblea, ogni anno facciamo un film della durata più o meno massima di un'ora. Però ci si liberano degli spot e li utilizziamo proprio per questo aumento della nostra offerta culturale con questi cosiddetti fuori programma. In particolare ci fa molto piacere ospitare sempre i film vincitori dei festival con i quali noi siamo gemellati, cioè qui il nostro festival, Premio Cinema Giovane, Festival delle Opere Prime, è gemellato. Uno di questi festival è l'International Fest Roma Film Corto, in cui il direttore artistico è qui accanto a me, Roberto De Rocchi, che è un socio storico del Cinecittà Romano, ha veramente da tanto tempo, è regista ovviamente affermatissimo, chi ha un po' di esperienza del Cinecittà Romano ricorderà, abbiamo nella nostra programmazione, ormai qualche anno fa, lo straordinario L'ombra del gigante con Margherita Bui protagonista, e poi Roberto De Rocchi è anche il regista dell'unico cortometraggio prodotto dal Cinecircolo Romano, e adesso, se, che si chiama L'abito fa il monaco. Ogni tanto dovremmo riproiettarlo perché è veramente notevole, girato tutto in una giornata all'auditorium con protagonisti o dipendenti o soci del Cinecircolo o figli dei soci del Cinecircolo, con un soggetto che è stato scritto da una socia del Cinecircolo che ha vinto un concorso fatto all'interno del Cinecircolo, quindi un soggetto tutto nato all'interno. Il direttore della fotografia, Crinella, era un socio storico del Cinecircolo. Devo dire, proprio 100% Cinecircolo, molto divertente. La sceneggiatura di Carlo Tagliabue, insomma, presidente del Centro Studi Cinematografici, voglio dire, un prodotto di tutto rispetto, devo dire, fra l'altro fulminante, e io lo ricordo sempre con molto piacere. Forse lo facciamo rivedere magari una di queste volte perché vale veramente la pena. Invece, e ci fa molto piacere naturalmente avere Gelatino T, no, lei è la produttrice, la produttrice, quindi Giulia Rosa D'Amico, giusto? Ecco, perfetto. Scusate, perché io non aspettavo se lo film, ma va benissimo, anche perché la protagonista di questo film si chiama Giulia Rosa. Forse non è casuale, però ce lo spiegate, chiaramente. E poi il produttore, scusa, invece l'attore protagonista, co-protagonista, Gabriele Facci. Come sempre noi facciamo una brevissima, diciamo, presentazione ovviamente dei nostri ospiti, Roberto, diciamo, ovviamente di casa, che lo abbiamo già in qualche modo introdotto e presentato. Invece gli altri nostri graditissimi ospiti, come abbiamo detto, salto tutte le pagine di Gelatino T, che ha un curriculum spaventoso pieno di premi da tutte le parti, eccetera, e invece Giulia Rosa D'Amico, produttrice, figlia d'arte, di Simona Bacchi, che è produttrice a sua volta e che ha il consiglio fondamentale che ha dato alla figlia di non fare la produttrice cinematografica, infatti lei lo fa. Peraltro viene da studi, di altro tipo, però poi si è lanciata nello studio, nella produzione cinematografica, ha lavorato su film anche molto importanti come Critical Football di Vosacco De Biasi, grandissimo regista e eccellente, diciamo, documentario, infatti ha preso anche il titolo come miglior documentario del 2017 e sta producendo tanti film, è benissimo, ci fa molto piacere che ci porta questi film. L'attore invece con protagonista è Gabriele Facci, è cagliaritano, però romano, mi pare di capire l'adozione, con studi di biologia iniziale, poi diploma di recitazione alla Roma Film Academy. Hai interpretato Mastroianni nel film di scuola, tu? In realtà per una giornata, Per una giornata, nel va senso che bene. la
però diciamo il film, l'ultimo film di Scola, che è strano, chiamato Federico, presentato a Venezia, è un film straordinario, bellissimo, devo dire, molto bello. Poi ha lavorato in Last Christmas e attualmente stai lavorando a un musical, poi ci spieghi perché ci incuriosisce questa cosa, veramente. Allora, come è venuto fuori questo intanto perché? Perché naturalmente Giulia Rosa, cominciamo da questo, che forse è la cosa che ci intriga un po' di più. Sentiamo la produttrice, il microfono. Buonasera a tutti, grazie di essere rimasti qui con noi fino alla fine della serata e grazie a Roberto per l'invito. Perché Giulia Rosa? Ma banalmente, perché questo cortometraggio, non so se avete visto in testa, c'è cioè Il Lago del 48 ore, quindi l'abbiamo girato. Ah, mi si sente con l'eco? No. E l'abbiamo girato in 48 ore perché abbiamo partecipato a un contest che consisteva proprio nello scrivere, realizzare, montare, post-produrre e consegnare un cortometraggio in 48 ore. Quindi noi abbiamo iniziato il venerdì e abbiamo finito la domenica. E banalmente casa mia era la casa, il campo base della troupe. E quindi, visto che nella cameretta della bambina, che era poi la mia camera effettivamente da bambina, c'erano le letterine, quelle di legno colorate di una volta, e non si potevano togliere perché erano incollate alla porta, allora Giulia Rosa, non potevamo escluderlo dall'inquadratura, le sceneggiatrici, che sono tre, hanno avuto questa idea di chiamare la protagonista col mio nome per un'esigenza di scena, ma poi sono stata molto molto onorata di aver prestato il mio nome alla nostra piccola protagonista, perché è un corto che, nonostante abbiamo girato per un concorso con un budget veramente veramente oltre il concetto di basso, è un corto che comunque si è affermato in due anni, perché noi l'abbiamo girato nel 2017, ha veramente vinto numerosi premi, tra cui uno dei più importanti è stato appunto il premio Ettore Scola all'International Roma Film Corto, ed è per questo che noi abbiamo la fortuna di essere qui stasera. Per me è veramente un'emozione, perché comunque in questo momento in Italia il cortometraggio è veramente un prodotto, chiamiamolo di nicchia, per appassionati, e vederlo in sala insieme poi ad un documentario e poi anche a un mediometraggio di animazione, tra l'altro stupendo, quindi io sono veramente rimasta folgorata stasera, è comunque un risultato importante. Bene. Allora, Gabriele Facci, il musical, prima di tutto, toglici la curiosità del musical. Che cos'è? Buonasera, salve a tutti quanti. Allora, è un musical originale, un musical che è ambientato nella Gerusalemme del 1120 d.C. durante la presa della città da parte dei Cavalieri Templari, quindi portare la cristianità nel popolo musulmano di allora. Quindi veramente uno scontro tra culture che è molto attuale, fondamentalmente. E allora è il come questo tipo di scontro può essere visto da chi ha una sensibilità e da chi invece ha una sensibilità altra, e ovviamente anche le interazioni che ci sono tra popoli di diverse etnie, persone, ma è fatto in Italia, prodotto di allora, è un musical che è prodotto a Cagliari, dalla quale io vengo, scritto dai cagliaritani, ma la cui regia viene da direttamente Broadway, perché abbiamo una regista che viene da New York che si è innamorata del progetto e ha detto ok, però ci penso io, ve lo faccio diventare vero. Fantastico, ok, allora facciamolo, e tra poco inizia la tournée, quindi chiaramente e quindi se lo fa vedere assolutamente sì. Senti, come sei stato coinvolto in questo progetto invece? Il progetto di Parlami, diceva lì. Guardami, allora a 2:30 del mattino ricevo una telefonata e io stavo già dormendo pronto. Era Giulia Rosa, questa signorina che vedete qua accanto, e mi dice: senti, cosa devi fare domani mattina? A che ora? Alle 7. Ma sei 2:30. Vabbè, ci servi, vieni, va bene, vengo. E così niente. Tra l'altro, dovete tenere presente che era un cortometraggio girato da tutte quante donne, ma tutti, circa 30 donne.
48 donne e io unico maschio. Capisce che non era semplicissimo ovviamente gestire una situazione del genere, però è stato per me un onore ovviamente. Ma 48 donne in 48 ore? Sì. Hanno lavorato un'ora ciascuno oppure no? Tutte 48 in 48 ore? Ci siamo distribuite, diciamo, nelle varie fasi, perché naturalmente le scrittrici hanno lavorato all'inizio, mentre noi preparavamo la scenografia, ci sono varie location, quindi naturalmente noi prima di partecipare a questo concorso ci eravamo fatti più o meno l'idea di dove potessimo girare, ma questo è un concorso in cui chi sta in genere, a noi era uscito film drammatico per famiglia. Quindi se sta il genere, se sta un elemento obbligatorio da inserire, una frase, un personaggio, l'oggetto era il mettolo, quindi vedete la bambina che fa scimmiotta il microfono, il papà che è giornalista, e la frase da inserire era odio messaggi vocali, e infatti la bambina che è Jennifer Di Stato, che tra l'altro è un'altra bambina come Leonora Gentileschi, la nostra protagonista, sono due attrici bravissime, cioè lanciatissime, veramente hanno fatto una quantità di cortometraggi, è stato veramente bello averle sul set con noi, perché comunque hanno portato un'energia fantastica, e quindi mentre noi preparavamo la scenografia, poi appunto prestissimo abbiamo iniziato a girare, perché 48 ore sono veramente veramente poche, e poi nella notte di sabato, una volta concluse di riprese, mentre registravamo la voice over della bimba che accompagna tutto quanto il corto, le ragazze iniziavano a montare, a mixare l'audio e a post-produrlo. Avevamo la fortuna di avere nella nostra squadra due musiciste che hanno composto le due canzoni che sentite proprio apposta per il corto, quindi è stato, diciamo, un piccolo miracolo. Proprio l'autore, l'autore. Veramente. No, comunque è straordinario, cioè mi danno una busta bianca con dentro c'è scritto questo è il tema, questa è la frase, questo è l'oggetto, adesso fate voi. Esatto. È meraviglioso. È una competizione, tra l'altro una competizione internazionale, quindi c'è in 148 città intorno al mondo, e noi abbiamo naturalmente partecipato all'edizione di Roma, e la cosa divertente è che ogni squadra estrae il proprio genere, ma i tre elementi obbligatori sono uguali per tutti. E noi ci siamo distinte in quell'edizione perché abbiamo vinto il premio TV 2000, infatti vedete il logo alla fine, perché TV 2000 ha deciso di premiare il corto con maggiore impegno sociale. E siamo... fantastico, ma questo poi tra l'altro il discorso del tema della nazione è veramente un tema di grandissima drammaticità. I numeri che avete messo alla fine sono sono reali, c'era anche il team ricerca per scrivere le cose fatte sui cartelli, perché non volevamo esporci scrivendo qualcosa di sbagliato. Certo. Senti Roberto, tu invece se ci dici qualcosa e inviti naturalmente i nostri soci a partecipare a che edizione siamo arrivati di Roma Concorso? All'undicesima, che facciamo? Di promozione del mio pezzo, voglio... No, e ci dici appunto che la stessa produttrice, la stessa regista, sono di nuovo in concorso, tra volte in concorso al tuo pezzo. Quindi dici qualche cosa. Allora, appunto, siamo arrivati all'undicesima edizione con molta fatica. Io l'ho chiamata una volta gioiosa fatica, perché è una gioiosa fatica, perché comunque noi siamo contenti di poter dare un'occasione di visibilità, un'occasione di incontro, di confronto, con tutte le difficoltà che conosciamo, perché il mondo del cinema, lo sappiamo, è molto complicato, e sebbene il cortometraggio consenta delle soluzioni anche produttive che il lungometraggio non consente, anche il cortometraggio è comunque una piccola, grande impresa, insomma. Quindi noi siamo lieti di portare avanti questa politica, e certo che è difficile, ogni anno ci impegniamo, facciamo uno sforzo enorme, viene pagato, devo dire, dalla qualità che ci pervengono. E quest'anno per esempio avremo in concorso un film sloveno, un altro francese, e abbiamo fuori concorso un film iraniano, quindi ci stiamo allargando molto come panorama del nuovo cinema nell'ambito del cortometraggio. Il
caso della produzione di Giulia Rosa, allora io sono rimasto subito colpito dal fatto che fosse una produzione tutta femminile, e credo che sia un caso abbastanza unico, perché se vedo i video di Conte, si vede che la scenografa, va bene, ci sta, la segretaria di edizione ci sta, ma addirittura i musicisti sono due donne. È sorprendente anche il catering, no, è veramente sorprendente il fatto che si sia fatto questo sforzo tutto al femminile, perché detto tra noi le donne ancora hanno poco spazio nel campo di un'avvocato, adesso non voglio avventurarmi in discorsi femministi eccetera, però mi pare, infatti noi apro una piccola parentesi, quest'anno parleremo anche di questo, esempio da questo incontro dibattito. E il cinema al femminile, nel cortometraggio, almeno nel cortometraggio, dove c'è con il linguaggio meno omologato, è più al femminile, nel senso il cinema al femminile attraverso il cortometraggio ha un suo spazio che nel lungometraggio gli viene in qualche maniera precluso. È interessante, perché io credo che il cinema non debba avere sesso, insomma, mi sembra abbastanza grave che sono le donne in ambito cinematografico, così come in qualsiasi altra sfera artistica o non artistica, debbano avere ancora delle difficoltà, vabbè, ma la donna non c'era la forza anche fisica di dirigere un film, cioè, quindi mi è piaciuta subito questa cosa. E devo dire che voi avete due film e tutti e due sono stati messi in cartellone. Il premio Halloween, io vorrei dire due parole, cioè, è un premio che è nato dall'idea di premiare i film già premiati, siccome il vostro film era stato già premiato, l'abbiamo inserito in questa categoria e l'abbiamo inserito da Peppe Scola, che è stato un nostro presidente di giuria. Questo perché molto spesso ci capita, e siamo, ci lusinga questo, siamo, fronte a delle opere che vengono da Atacanta, da Venezia, che hanno avuto candidatura a Davide Donatello, che noi insomma certamente fa piacere, ma insomma già prima che hanno avuto delle affermazioni, e noi le mettevamo ovviamente fuori concorso, che già hanno già vinto, però poi ci siamo detti, ti pare che addirittura li dobbiamo organizzare, no? Allora facciamo una categoria ad hoc, e questa è la categoria nella quale abbiamo inserito questo film. Poi c'era un altro film che era e quello che era della sezione cinematografica che quest'anno riproponiamo, che abbiamo avuto molti film interessanti di questa sezione, a dimostrazione che è una domanda molto sentita e che il nostro festival non imponga una tematica precisa, ci è sembrato interessante lasciare questo spazio esclusivamente per il cinema di tematica sociale. Chiudo questa parentesi per riferirmi sempre alla produzione di Giulia Rosa. Allora, quest'anno loro hanno presentato un nuovo film, una nuova fatica, con la stessa produzione, che è nuovamente in cartellone alla prossima edizione del festival. Sarà nella sezione cinematografica, tanto per ritornare sul tema. E la stessa protagonista, non ci sarà in dubbio, perché non sei in questo progetto, comunque la stessa produttrice, la stessa principale. Quindi io faccio gli auguri per questa nuova recitazione. Due parole che sono qui soprattutto per accompagnare la presenza, gradevole presenza dei nostri ospiti. Il nostro festival si svolgerà dal 10 al 14 di dicembre e saremo all'Officina d'Arti e Pasolini, che tu conosci bene. Poi saremo anche all'Istituto Centrale di Beni Sonori e Audiovisivi, si trova via Michelangelo Caetani, che è dietro Piazza Venezia. Abbiamo iniziato quest'anno la collaborazione con l'Istituto Centrale perché ci interessava anche recuperare questo discorso della memoria storica. Hanno un archivio straordinario, loro hanno un'anzianità di circa 100 anni, quindi hanno un patrimonio straordinario di registrazioni, di tracce sonore, eccetera. E abbiamo iniziato con loro anche questa collaborazione perché ci sembrava interessante, dato che
come spesso siamo anche molto attenti alla formazione e come dire, a portare il cinema nelle scuole, eccetera. È un'occasione anche le scuole per conoscere questo grande patrimonio. E poi la cerimonia di presentazione quest'anno non alla Casa del Cinema, ci sarà il 14, il sabato 14, ma al Teatro di Agnano, che è un posto di grande suggestione, diverso dalla Casa del Cinema, che è la classica sala ipertecnologica, ma indubbiamente è una bellissima condizione. Io non vorrei. Benissimo, allora la parola a voi, avete qualche curiosità? Abbiamo qui il tuo produttrice, direttore artistico del festival e attore protagonista. Avete qualche curiosità, qualche cosa da chiedere sul film o in generale? O avete talmente il fondo da voler andare via? Però non vi alzate, per cui. Giusto, non siate timidi. Ma come no, prego. Senti che abbiamo la dottoressa Bozza che fa tutto in questo cinecircolo, non solo la rivista, insomma l'accoglienza, ma fa anche. Eccolo, ecco. Grazie, buonasera a tutti. No, volevo solo dire che colpisce come il mondo del cinema viene visto, penso, da molti spettatori come un luogo magico, ma nello stesso tempo anche se ne parla male, come nel fatto che il mondo del cinema è un mondo fatto, un mondo ovviamente cinema e cinema, perché è chiaro che il cinema di qualità non è un mondo così, però anche un mondo, non so, per dire, se uno ti viene a girare in casa da una cosa, ti distrugge tutto, ti fa un macello e quindi, no, ecco, quindi insomma come fosse un carro armato che passa, no? E vabbè, questa è la logica. Il cortometraggio mi affascina nel senso che sembra una qualche cosa di più vicino anche allo spettatore, perché sappiamo che le grandi produzioni, oltre a costare cifre incredibili, hanno tutta questa macchina intorno, no? Ecco, una cosa che mi colpisce, per esempio, un cortometraggio fatto da 48 persone. Se uno guarda un qualunque programma televisivo, non so, mi viene in mente Game Girl, per dire, i titoli di coda c'è scritto 50 persone, cioè veramente quante persone che lavorano in uno spettacolo come questo. E questo deve essere anche molto bello, fare squadra e diventare amici forse anche, no? Ecco, quindi sono nati amori sul set, questo lo sappiamo, fra grandi attori, ma forse nascono amori anche fra macchinisti o fra montatori, non lo so, cos'è, fra 48 donne, insomma. Sì, è un po' difficile, è possibile, hai un uomo. Oggigiorno tutto può succedere, ecco, questo mi colpisce, insomma. Ecco, penso che il corto sia un qualcosa che si avvicina di più allo spettatore. Grazie. Allora, replichiamo, certo. Replico. Sono perfettamente d'accordo con questa osservazione. Io personalmente sono un amante del cortometraggio perché con poco tempo bisogna arrivare al cuore, e bisogna catturare l'attenzione di chi guarda non in un'ora e mezza, bensì forse in massimo 20 minuti. Quindi si scatena tutto un meccanismo per cui bisogna comunque creare un bel prodotto, però con poco tempo e con pochi mezzi spesso, e quindi mi fa piacere che comunque il cortometraggio arrivi e sia considerato uno strumento anche più fruibile dal pubblico. E un commento su, diciamo, la troupe che arriva con un carro armato, distrugge tutto, è parzialmente vero, comunque abbiamo cacciato di casa mio papà per stare due giorni a casa nostra per girare e abbiamo impiegato tutto il lunedì mattina a mettere in ordine, perché questo era il patto. C'è anche da dire che anche nei film con grandi budget, per esempio in questo momento sono tornata da poco da Trieste, stiamo girando Diabolic, e che è un film molto grande anche con una troupe numerosa, però sta veramente alla coscienza di chi gestisce la troupe
e dei membri della troupe stessa non essere comunque, non voglio dire educati, però ad avere comunque una coscienza etica che porti al rispetto degli ambienti, che porti al rispetto di chi comunque si mette a disposizione per il film, perché questo è un lavoro collettivo, il cinema è un lavoro collettivo e non è soltanto un lavoro collettivo della troupe, degli attori, ma anche di tante persone fuori che mettono a disposizione location, servizi. È comunque veramente, quando parliamo dei titoli di coda, io ormai adesso ho la deformazione professionale, quindi non posso alzarmi dalla poltrona fino a non ho letto fino all'ultimo titolo, perché comunque dal titolo di coda si capisce tanto. E questo per me è la vera magia del cinema, comunque che anche un cortometraggio di 6 minuti coinvolge più di 50 persone, perché noi, vabbè, il nostro era un caso un pochino eccezionale, data la natura del concorso, ma noi abbiamo coinvolto i mini che vedete su quello che poi è Ponte Milvio, li abbiamo trovati lì per lì, e in realtà quella scena doveva essere soltanto tra la bimba e i genitori, e poi abbiamo visto questi mini e ci siamo innamorati, abbiamo chiesto per favore, ci mandavamo una passata, e loro volevano veramente suonare anche i loro strumenti, perché stavano girando uno spot, non mi ricordo cos'era, ma li avevano riposti, e la regista fa no, facciamo senza, è ancora più poetico, per cui ecco, mi fa piacere che vi siamo arrivati, ed è bello comunque avere un pubblico vero, di spettatori veri, perché normalmente appunto andiamo nei festival e invece è raro proiettare col pubblico vero. Io vorrei dire qualcosa riguardo il cortometraggio, io lo difenda portando avanti da 11 anni un festival di cortometraggi, ma non solo, perché adesso comunque noi siamo aperti anche ai mediometraggi e ai lungometraggi, è uno spazio un po' più complesso, ma insomma ci sembrava giusto, dato che un paese attento al cinema indipendente, riservare uno spazio anche ai lungometraggi. Il problema del cortometraggio è che non ha distribuzione, il problema è questo, e credo che si debba fare qualcosa in questa direzione, perché oggi un cortometraggio ha un livello di qualità secondo me piuttosto elevato, e quindi è un peccato che si debba vedere soltanto in un festival. Il festival è un veicolo, dovrebbe essere un veicolo, dopodiché il cortometraggio dovrebbe avere una sua vita. Ora la RAI con i suoi canali dovrebbe far sì che una distribuzione di un cortometraggio non sia un'idea astratta ma qualcosa di concreto, e anche i distributori indipendenti dovrebbero fare qualcosa di più. Un'altra piccola notazione riguardo alla grande famiglia che dovrebbe esserci sempre dietro un film. Sono perfettamente d'accordo al fatto che ci sia un direttore d'orchestra o una direttrice d'orchestra che sappiano dare un equilibrio, perché deve essere un gioco di squadra. Però ecco, io credo che si percepisca in un film quando c'è veramente un'armonia, quando c'è parte dalla produttrice, dal produttore, e il regista è un direttore d'orchestra, il mezzo dei direttori d'orchestra, e tutti gli altri componenti della scuola sono musicisti, ognuno ha il proprio spartito. Questo è il bello del cinema, questa compattezza, questa collegialità. Certamente appunto nel cortometraggio forse è più facile, perché si rischia tra virgolette di meno, e ci si può avventurare anche in operazioni che ti consentono sempre di mantenere quel grado di, come dire, di serenità. Stiamo lavorando per una cosa che ci piace, possiamo farla perché siamo nei limiti del rischio, perché oltre il quale diventa poi complesso. Allora il produttore che ti sta lì con il fucile puntato, c'è cioè l'attore che dice mamma mia, dai, dato una scena, il cortometraggio se si dà qualcosa, evidentemente per una ragione puramente di drammaturgia, perché non è che c'è il produttore di gesto di dare 3-4 scene che potete portare a un film. Quindi era un po' un'isola felice il cortometraggio. Io vorrei però che fosse un trampolino di lancio. Mi capita di sentire qualche regista che ha partecipato a un altro incontro e dice: lo sai, finalmente sto per girare il mio lungometraggio,
e mi hai portato fortuna che da quando ho partecipato al festival, al tuo festival, ho vinto tanti premi e sono ricevuto. Cioè, mi piacerebbe ricevere tante di queste telefonate di registi che hanno debuttato nel mio festival e poi sono riusciti a raggiungere questo ambito traguardo del lungometraggio. Però ecco, bisognerebbe fare qualcosa di più per il lungometraggio, a livello di distribuzione. Vabbè, noi ci proviamo. Grazie anche a Cinecico, che è parte culturale del festival e che ogni anno riserva questo spazio. Io ci tenevo alla presenza di registi, di attori e produttrici di questo film, perché ecco, è un'occasione in più per far vedere il vostro film, già ormai premiato. Ed è bello il confronto con il pubblico, perché loro fanno parte di un pubblico già di appassionati, come ormai raramente cade dal cinema, perché ormai quei pochi ancora eroici che vanno al cinema ci fanno un po' di sfrattamenti, cioè, non c'è niente da fare, sono andato al cinema. Mentre è bello chi sceglie di andare al cinema perché ama ancora questo straordinario lavoro. Io lo chiamo lavoro perché sotto certi aspetti è un lavoro, ma forse è un'esperienza di vita, forse è più appropriato di definirla così. Bene. Grazie. Qualche altra curiosità? Siete appagati? Allora, bene. Allora, se diciamo va bene così, non ci rimane ovviamente che ringraziare Roberto Pedrocchi, ovviamente l'anfitrione che ci ha portato, la produttrice Giovanna Cosa D'Amico e l'attore Gabriele Facci. Grazie sempre per queste occasioni che ci offrite. Grazie ancora. Quando vi ho visto alla Pasolini.